Se la questione è l'assembramento, qui si tratta di ragionare insieme su come evitarlo. Noi abbiamo qui in diocesi, per esempio, chiese vastissime, potremmo accogliere nella celebrazione dell'Eucaristia Domenicale anche tanta gente senza che si costituisca un assembramento, mantenendo le distanze, anche raddoppiandole eventualmente le distanze. Dobbiamo pensare insieme le modalità concrete con cui ripartire anche nella nostra azione ecclesiale, perché non si tratta soltanto poi della messa della domenica, si tratta di una serie di iniziative, di vicinanza al nostro prossimo, alla gente, perché la gente non è soltanto mangiare, bere, vestire, la gente ha bisogno anche di dialogo, d'affetto, di riconciliazione. Pensiamo per esempio al sacramento della confessione. Io credo che la task force che guida, diciamo, le decisioni di questo governo debba poter integrare dentro di sé anche qualche vescovo, qualche teologo, per poter capire meglio la fattispecie della materia quando si tratta di stabilire regole che valgono per tutti, anche per l'azione della Chiesa.